Nuovo collegamento per linea diretta, andiamo in eccellenza con mister Beppe Maisano, tecnico della Cairese. Buongiorno mister. Buongiorno a voi, grazie. Mister, allora, buonissimo lunedì per voi, sono arrivati 3 punti in trasferta contro la Genova Calcio, immagino tu sia soddisfatto della prestazione dei tuoi. Sì, sono soddisfatto della prestazione della Cairese, chiaramente in una partita con la Genova Calcio, ma sono soddisfatto anche del fatto che nelle ultime 4 domeniche noi abbiamo preso 9 punti, di cui 2 partite in trasferta, per cui credo che sia anche importante questo. Senti, era anche importante rialzare la testa dopo la sconfitta, la prima casalinga contro il Pietraligure. Sì, è vero, ma come ti dicevo prima, noi venivamo da una vittoria col finale in casa, siamo andati a vincere al Benga, abbiamo perso a Pietra, bisogna vedere in un momento come questo del campionato, dove comunque tolte le prime tre, le altre fanno un momento da cuscinetto, poi ci sono tutte quelle che sono oggi coinvolte nella lotta per non finire ai play-out, è difficile mantenere sempre la giusta concentrazione, ci sta anche che si possa andare a male una partita. Senti, con i 3 punti di ieri avete ovviamente consolidato il quarto posto in classifica. Ti chiedo, qual è l'obiettivo della tua carriera da qui sino a fine campionato? Provare a raggiungere magari il terzo posto della Benga oppure mantenere il vantaggio sulla Busalla che vi insegue? Ma noi l'obiettivo l'abbiamo già centrato, l'obiettivo era trovare al più presto una tranquilla salvezza, consolidare comunque il parco giocatori, che comunque è un parco giocatori abbastanza esiguo, tu hai visto ieri quanti ragazzi del settore giovanile erano nei 20 e quanti ragazzi stanno iniziando a giocare, da parecchio tempo si stanno allenando con la prima squadra. Questo era l'obiettivo, l'altro obiettivo era quello di cercare di raggiungere tutto questo attraverso un divertimento, un gioco che credo che comunque da tutti sia abbastanza riconosciuto. Una menzione va fatta anche per il vostro capitano Saviozzi che con la doppietta di ieri sale in testa alla classifica marcatori in compagnia di Capra. Sì, Saviozzi si conferma, se c'erano qualche dubbio all'inizio dell'anno, non su Saviozzi sicuramente, ma sul fatto che lui potesse portare a casa un buon bottino, perché gli altri anni giocava comunque con Diego Alessi che gli creava un sacco di spazi. Abbiamo cambiato un po' il gioco della squadra e lui si è trovato comunque benissimo. In questo momento è uno dei top di questa categoria. Come ultima cosa ti chiedo un giudizio sulla lotta al vertice. Secondo te sarà una lotta due tra Imperes e Strelevante o l'Albenga potrebbe rientrare, secondo te? Ma l'Albenga ha tutte le possibilità come rosa, come società, di poter ancora rientrare, anche se credo che in questo momento le prime due siano leggermente avvantaggiate anche da un punto di vista mentale, se vogliamo, perché ora bisogna vedere come l'Albenga riesce a dare seguito alla vittoria di ieri e a eventuali situazioni di perdita di punti anche delle altre con squadre minori. Mister, ti ringrazio per il tuo tempo e in bocca al lupo alla Carese per il campionato. Grazie, buona giornata e buon lavoro.